Buonasera, buonasera, buonasera. Bentornati anche questa sera su Genshin Impact con il nostro ormai abituale appuntamento. Io intanto ho queste resine, direi che andiamo a utilizzarle. Con il nostro abituale appuntamento per i pull. Allora, innanzitutto piglio le resine. Che devo andare a farmare Viridescent Venerer. Si chiama così il set, non mi ricordo manco più. Com'è che si chiama? Viridescent Venerer, perfetto. Allora, perché ne ha solo due? Oh no! Oh no, Uz! Oh no! Ma non ha il set, perché? Che succede? Mi sono accorto solo adesso. Non va bene questa cosa. Ci serve Elemental Mastery. Eccolo qua. Questo qua. Uppiamo questo intanto. Me ne sono reso conto solo adesso. Strana sta cosa. Allora, chiariamo la situazione qua. Perché voglio che sia molto chiara. Ti porto all'otto se non mi rolli Elemental Mastery, ti mando a fanculo. Io già te lo dico. Già te lo dico. L'importante è essere chiari. Sin dall'inizio. Aspetta che alzo anche un pochino il volume, che io lo tengo basso di solito. Ecco qua. Così dovrebbe andare bene. Dammi un Elemental Mastery. Ok, sei ancora quasi decente. Dimmi di più. Dimmi di più. Dimmi di più. Vai, un altro roll su Elemental Mastery, me lo sento. Cerchiamo altro. Cosa abbiamo qui? No, non mi piace. Questo non è male, però già un roll è sparito così dal nulla. Non mi garba. Se no, aspetta, qual era l'altro? Questo qua. Viridescent Banner. Ah, no, mi sa che questo l'avevo messo qui perché era Elemental Mastery, sì. Quindi devo per forza cambiare questo con un Viridescent. Che ci sarà di decente? Non ho un cazzo di buono qua. Devo per forza opparne uno con un roll in meno. Ed è un po' triste questa cosa, sinceramente. Però gli altri fanno tutti abbastanza cagare. Questo Elemental Mastery 19 non vale la pena. Eh sì, mi sa che ci tocca oppare questo. Vediamo che ci esce col primo roll. HP va bene, vediamo all'otto. Energy recharge, insomma. Insomma, possiamo fare di meglio, dai. 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 Forza, dai. Vabbè che tanto soldi e artefatti ne ho in quantità industriale, potrei upparli tutti. Però. Troppo. Vabbè, facciamo che ti lascio questo, dai. Facciamo che ti lascio questo su Crows. Che fatica. Va bene, tornando a noi. Allora. Cos'ho qua? Allora. La situazione è questa. A me mancano tipo 16 primogem per arrivare a 100 pull. 100 pull contati. Più i 15. Quindi siamo a 115. Fai che con questi 115 pull un altro 5 pull li facciamo con lo Star Glitter Exchange. Un 120 stasera ce li possiamo sparare. Allora, io prego di non dover arrivare al PT, anche perché sono abbastanza certo che la dea bendata questa volta non mi guarderà manco in faccia e mi sputerà dritto in un occhio, dato che la mia history può dimostrare che sono 6 5 stelle che ho beccato col 50 e 50. No, la dea bendata proprio mi sputa in un occhio diretto, perché prima ho beccato Albedo e ho preso il 50 e 50. Poi ho beccato
Raiden Shogun per 3 volte, anche qui 50 e 50, di cui uno in early pitti. Poi ho beccato l'Engulfing Lightning, anche qui col 50 e 50, e infine Hayato, anche lui 50 e 50. Adesso, credo sia chiaro a tutti che questa sera la vedo un po' dura. La vedo un po' dura, sinceramente. Fra l'altro non ho neanche guardato a quanto pitti sono. Però mi sa tipo zero, o quasi comunque. Quanto sto? Sono... ah beh, sei... sto a sette. Sette di pitti. Va bene, comunque. Il nostro obiettivo, chiaramente, è il buon Kaidehara Kazuha. Chiaro a tutti che c'è più culo che anima. Sì, è vero, ma è anche vero che io ho beccato dei personaggi completamente, non dico inutili, ma quasi. Nel senso che la buona Yoimiya, sì, l'ho beccata, ma un po' un fico inutile. Albedo, devo essere sincero, mi è stato utile con la buona Klee, e funziona abbastanza bene per i miei team. Hayato, non lo so. Forse avrei fatto meglio a pullare per Yelan, a occhio e croce. Però va bene. Un'altra cosa che mi interessa in questo banner è il buon Hazel. Perché il signorino sembra fare un po' di danno. Vi faccio un po' vedere. Cioè, io tipo qua vedo che... vedi, qua arriva 4. Aspetta. E poi 33k di danno li tira fuori. Non è mica male il signorino, secondo me, eh? Per essere un'unità 4 stelle. Guarda qua. Papam. No, quello è 10k. Però, capito, cioè, comunque il suo lo fa. No? Sono curioso di vedere però come si builda. Nel senso che gli hanno dato un Whitsit. Minchia. Ma Whitsit è 5 stelle? No, è 4. E ti dà così tanto critical damage? Fidico che non so. Increased by 60%? Che cazzo vuol... wow, questo... oh, wow! È forte! Come artefatti da Iridescent. Però cosa... su cosa va? Va un po' su tutto. Attacco, crit rate, elemental mastery. Sono qui per vederti prendere i pull, non giocare. Ma fratem. Con piedi con patate, che schifo. Che schifo. E questo che costellazione è? 0. Ok, allora sicuro non beccheremo uno, direi, a sto punto. Però capito, un 26k, mica male. Cioè, per essere un 4 stelle, secondo me lui si rivelerà interessante. A occhio. Dicevamo, 7. Vai. Otto. Nove. Dieci. Undici. Dodici. 13, almeno il 4 stelle dovrebbe arrivare a breve. Eccolo qua. 'Ho già refinement rank 4. Per no, allora, no. No. No, 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 no. Dai, cioè, guardiamo il lato positivo. Guardiamo il lato positivo. Raffiniamo. Buono, dai, dai. Dai, si vede che Genshin comunque ci vuole aiutare, dai. Cioè, allora, da parte sua vedo l'impegno. Vedo l'impegno. Va bene. Va bene.
C'è impegno. Ok, lo apprezzo, lo apprezzo. Lo apprezzo, non mi ricordo manco più a quanto cazzo sono dipitti adesso. Quant'era? Ero a 6 dipitti e ho fatto... Quant'è che era? Qua... 8, 6 e 8, siamo a 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Questo dovrebbe essere mini pitti da 10. 10. Vedi? Beh, allora, c'è una connessione. Sto vedendo una connessione. Cioè, capito? Abbiamo... No? C'è il tentativo. C'è il tentativo qua. Io apprezzo. Vedi, fra, apprezzo. Ci capiamo, ci capiamo. C'è un understanding, no? Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Siamo a 24. ...25... ...26... ...27... ...28... ...29... ...30... ...31... Posso dire la verità, mi sento un po' come quei vecchietti che piantano giù la monetina e poi tirano la levetta del... Non mi fa bene questa cosa, non mi fa per niente bene. 32. 33. Ok, siamo di nuovo al 10. Però, a questo punto... A questo punto, penso che sia il caso di reclamare... Lui secondo me funzionerà. Allora, io mi faccio il team full. Allora, dovete sapere che io non sono in linea di massima scaramantico, ok? Però ritengo che certe volte sia anche giusto aiutare un po' la fortuna, mettiamola così. Adesso il luogo e il team sono scelti completamente a caso, chiariamoci, non è assolutamente un mio tentativo di ingraziare il favore dell'unico e vero Archon Anemo. Cioè, siamo qui per caso, alla fine dei conti. Siamo qui per caso. No? Quindi sarebbe proprio il caso di... Hazel? Però vedi, cioè, capito? Cioè, il Widsith, noi cosa abbiamo detto? Vogliamo buildare Hazel? Fantastico, fantastico. Dai, ci sta, va bene, mi piace questa cosa, mi piace. Cioè, capite? No, 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 no. Cioè, è giusto, vedi? Siamo qui, adesso ce l'abbiamo C3. Che poi io volendo in realtà per Hazel avrei anche questo. Potrebbe essere utile. Però forse è meglio il Widsith. Vabbè, comunque... 34. 35. 36. Non lo so, inizio ad avere un po'... Ciao Flash, comunque, buonasera. 37. 38. 39. 40. 41.
42. Non ci sta regalando un cazzo, eh. 40. Attenzione. Dai, uno in meno. Uno in meno. Ce ne ha regalato. Dicevamo, 44. Quarantacinque. Quarantasei. Quarantasette. Quarantotto. 49, 50, 51, 52, mi hai quasi fregato. Ok, ok, dai, 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 uno in meno, personaggio interessante. Va bene, siamo sulla buona strada. Siamo sulla buona strada. Poi ce lo leggiamo con calma cosa fa, perché questo personaggio secondo me è interessante da bildare. Siamo a 52. Siamo a 52. Siamo quasi vicini alla metà dei miei pull. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. Qua lo dai, qualcosa becco qua. Eccolo qua. L'ho chiamato, l'ho chiamato. Problem you can't solve. Cristo Dio. Dicevamo. Che cazzo. Ok. Dicevamo. Dicevamo. 60. 61. 62. 63. Comunque burlato da Jade Chamber guardando Liyue durante il tramonto magari ti porta fortuna. No, 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 io sono... Magari non di notte però, è vero, potrebbe essere la notte. No, 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 lui è... Cioè, capito, il vento... Quando è che ispira tanto vento? All'alba, secondo me all'alba è il momento adatto. Dai, guarda qua che bello. Che ricorda anche il giallo, no, delle foglie che cadono dagli alberi. E secondo me ci può stare, ci può stare. Vabbè, questo... Ah, grazie, altri primo che ci serviranno sicuramente.
Grazie. Allora, dicevamo 63. 64. Come se il meteo cambiasse la tua fortuna. Non si sa mai. Non si sa mai. L'ultima volta che abbiamo visto la montagna di lì, il tramonto pure ricordi su quella R. Però io preferisco qua, sinceramente. 65. Ci stiamo avvicinando al soft pity, eh. 66. 67. 68. 68. Adesso. Dopo il 68 mi aspetto. No, niente. Ci ho provato. Ci ho sperato. Ho detto, boh, magari. Magari. 70, vai. Qua almeno un viola me lo molli. 70. Hazel. Settantuno. Settantadue. Settantatré. Settantaquattro. Soft pity. Soft pity. Vado, lo faccio, lo sto per fare. Faccio, lo faccio. 75. No. Scammato. Scammato. 76, vai. 77. 77. Stai a vedere che devo arrivare a hard pity, porca puttana. 78. 79, me lo abbuoni uno. Oh, me ne ha abbonato uno. Stai a vedere? Gin, chiamata. Gin. Non mi guardate. Non mi guardate. No, aspetta. Io lo so perché. Io lo so perché. Il gioco mi vuole fregare. Perché voi dite, ah, ma ha trovato Kazuha, che fortunato. Vedi, è andata di culo per la settima volta di fila col 50-50. No. No, e qui ti voglio. Qui ti voglio. Perché sì, è vero che mi è andata di culo questa volta, ma questo sai cosa vuol dire? Sai cosa vuol dire? Che quando uscirà l'Arcon Dendro Loli, io dovrò di nuovo vincere il 50-50. Capito? Cioè il gioco mi dice sì, ti do il contentino adesso, ma poi ti frego il doppio dopo. Fidati, io lo capisco. Voi pensate, no vabbè, ma che sculato, ha avuto fortuna, ha trovato uno dei personaggi più sgravi del gioco. No, e lì ti voglio. Lì ti voglio perché è facile pensare all'adesso. No, tu devi pensare al dopo, all'endgame, capito? Al late, cioè va bene. Potenziamo un po' sto caso, ah, dai. Vediamo un pochino cosa ci sa dire.